Le nascite più strane al mondo. Benny e Angela erano totalmente in shock quando nacque la loro ultima figlia, in quanto era bionda e totalmente bianca. Quando Benny la vide disse: ma che è qua? Sfido chiunque al suo posto, fece fare il test del DNA e risultò che lui effettivamente era il padre e sua figlia non era albina. Una donna ebbe due gemelli e immediatamente si accorse che uno ci azzeccava poco e niente con l'altro. Il marito, non ne parliamo, quando vide la situazione disse: oh, e che è successo a questo? Si è scolorito. Alla fine, messa ristretta, ha dovuto confessare, aveva l'amante. Facendo il test del DNA si è scoperto che uno era del marito e l'altra dell'amante. Quindi aveva fatto proprio la trovata del secolo. Questa coppia per più di 50 anni ha cercato di avere un figlio. All'età di 70 anni, grazie a un ovulo donatore, finalmente è riuscita a rimanere incinta. In India, a una donna di 33 anni, incinta al settimo mese, gli venne la scagazza. La toilette sul treno consiste in un semplice foro a terra dove tutto quello che fai va a finire direttamente in mezzo ai binari. Non so come, ma dopo essersi accorta che probabilmente aveva fatto quello e l'altro pure, avvisò immediatamente il personale del treno, che riuscirono a ritrovare la bambina in mezzo ai binari in ottimo stato di salute.